Salve a tutti, se passasse male di ieri perché è sempre oggi. Allora, differenze, ok, Andrea mi ha fatto una domanda dicendomi che praticamente gli hanno sempre detto, lui gioca a soft, gli hanno sempre detto i suoi, non so chi è, dei suoi superiori, diciamo, quelli che giocano con lui, di non giocare a steel ma di allenarsi solo a soft perché la freccia si comporta in maniera diversa. Andrea, impara a giocare a steel, perché poi soft, non voglio dire che è una cagata in confronto, ma sostanzialmente è una cagata in confronto. Adesso non vorrei che qualcuno si incazzasse con me, ma se tu sei un grande giocatore di soft, non è detto che tu sia un grande giocatore di steel. Se tu sei un grande giocatore di steel, non hai problemi a giocare a soft. Non so se mi spiego. Adesso qua so che più di qualcuno mi dirà va a cagare. Sostanzialmente, ragazzi, questa è la scuola. Poi uno gioca anche io, a me piace giocare a soft, vado, mi diverto, non è che non ho niente contro il soft, ma il soft tu puoi io posso prendere qualsiasi freccia, anche una di quelle che non mi vanno bene, che qua non mi si attaccano, vado a soft, tiro, mi si attacca. Capite qual è il problema? Nel senso che, essendo uno che tira bene, anche se ho una freccia del cazzo, la faccio entrare lo stesso, perché tanto sul bull da soft si appende, a meno che tu non sia un cane che quindi non ti si attacca, ma fondamentalmente basta un minimo e ti si attacca. Ho visto fare dei tiri, delle robe che manco il dio Odino ha visto roba del genere, capite? Cioè, qui non puoi farla così, perché o tiri in un certo determinato modo bene, e devi tirare con forza, devi tirare, la freccia si deve piantare in una certa maniera, non ti dà aiuti, fondamentalmente non ti dà nessun aiuto, anzi, se può romperti le balle, questo te lo fa. Quindi se tu giochi, se qui la freccia cade perfetta, sempre lì, così, poi dall'altra parte va tutto dentro, capito? Quindi sarebbe meglio allenarsi a steel, poi vai a giocare anche a soft, gioca anche solo i campionati di soft e non fare lo steel, per l'amor di Dio. Chiaramente se tu giochi a soft con un paio di frecce, per non avere la differenza, metti la punta in titanio sopra, o anche quella in graffite, che quella in graffite è praticamente quasi come la punta in plastica, cambia, cioè praticamente pesano quasi uguale, non si sente differenza, ma ti abitui, cioè, ragazzi, veramente. Tu prendi un chiodo, quando tu hai la posizione perfetta, sei perfetto, tu prendi un chiodo, lo tiri e va. Chiaro? La cosa più importante nella freccia è sentirla bene. Se tu la senti bene, io posso cambiare 25 paia di frecce. Io tante volte andavo la sera al bar a giocare, magari non mi portavo dietro le frecce perché passavo di lì dopo il lavoro, magari o passavo di là. Qualsiasi fosse lì, che fossero da 16, da 27, prendo, tiro e va uguale. Non... È chiaro che con le tue frecce tiri un po' meglio perché le conosci bene, e con altre magari perdi quelle tre frecce, ma fondamentalmente tiri uguale. Mi ha dato una sera un mio amico, mi ha dato le sue freccette da 16, cioè, ho tirato tutta la sera come una iena, per spiegare, quindi non cambia niente. È solo un fatto mentale, e non è quello che è, ma no, se giochi qua, cagate, sono tutte cagate. Se tu impari a giocare bene, e quindi lo steel ti aiuta tanto, poi vai a giocare a soft che sei scazzatissimo. Fidati che è così. E chi dice diversamente è un che non capisce un cazzo. Ok, poi andiamo avanti. Ah sì, Gossip TV Italia mi ha chiesto se prima di una partita è meglio allenarsi o no. Caro Gossip, ho già risposto a questa domanda. Praticamente a me non cambia nulla. Io mi posso giocare, tutti hanno questa cosa, non giocare la sera prima perché dopo sei stanco col braccio e non tiri bene. No. No, io posso tirare tutta la sera, il giorno dopo tirare uguale, cambia niente.
fondamentalmente è questione di abitudine. Se tu sei abituato a giocare mezz'ora al giorno, non ti cambia un cacchio, ma proprio niente. Se tu giochi, che ne so, una volta alla settimana e quindi hai la partita martedì e vai a fare allenamento lunedì, può essere che ti stanchi perché non sei abituato, ma questo è una carenza del giocatore. Ma se uno si allena, io ho visto la campionessa al Finder Dark Master, non mi ricordo come si chiama adesso, la campionessa che poi ha vinto il coso, il torneo a Pieve di Cento, lei ha tirato tutto il giorno, cioè che ci fosse in partita o che non fosse in partita, lei ha tirato tutto il giorno, tutto, sempre, lei tirava continuo, non c'era momento che stesse ferma. I maschi tiravano un pochino meno, nel senso che andavano anche fuori, però anche loro scaldavano il braccio continuo, tenevano. Io, ad esempio, cerco solo, ecco, una cosa, ti parlo di quello che faccio io, poi sto attento a non stancare, non tiro di cattiveria la sera prima, ecco, quello no, tiro tranquillo, rilassato, se va, se non va, me ne sbatto, non vado a spingere, ecco, quello no. La sera prima non spingo di cattiveria se il giorno dopo devo fare una partita magari importante. Gioco tranquillo, giusto per stare in posizione e tirare tranquillo. Quello no. Se invece tiro di nervo, allora sì, potrebbe essere che magari mi irrigidisci un attimo e poi il giorno dopo hai un po' di mal di dolore, qualche dolore di spalla. Però se tu giochi rilassato, tranquillo, scazzato, e fai solo il movimento, tiri senza, perché non è che bisogna, cioè se tu vai a giocare con un tuo amico, no, la sera prima fai un po' di allenamento e sono quelli che devo vincere per forza, ma che cazzo, ma cosa ve ne frega, cioè il vincere bisogna vincere quando serve, quando non serve non serve. Io posso giocare con delle persone che chiudono in 35 e lasciarli anche chiudere, perché non mi interessa vincere in quel momento, in quel momento lì è solo tirare, magari provo, faccio cose strane, giusto per proprio allenamento, è allenamento. Quando non è partita, è allenamento, a meno che non ci sia una sfida tra tu e quello che hai, e il tuo amico vicino, ma fondamentalmente è allenamento. Quindi se tu ti alleni tranquillo, senza fastidi, senza tensioni, senza niente, va benissimo, io mi alleno tranquillo. Ad esempio, io prima di fare il torneo mi sveglio alle 7 del mattino, faccio un'ora di allenamento a casa e poi parto. Per avere il cardio perfetto, e mi sveglio anche perché io al mattino ho fastidio. Penso di aver risposto a tutti in questo momento, ne ho ancora molte, pian piano ragazzi, perché poi adesso con l'estate vado via, quella via, insomma è un po' più difficile, però risponderò a tutti pian piano, avete pazienza, avete... Non lo dico mai, ma iscrivetevi al canale, perché sarebbe non carino non farlo, perché io sono gentile con voi visto che vi rispondo e voi siete carini con me iscrivendovi al canale, perché è anche carino. E poi io non sono uno che lo dice ogni 5 minuti, perché dovrei dirlo ogni video, iscriviti al canale, metti mi piace, yeah! Sta cagata non le faccio, ma se trovate simpatico quello che dico, insomma, mi piace, mettete se volete, va bene, insomma, anche mi fa piacere. Iscrivetevi al canale, così siamo sempre di più ed è sempre più carina questa cosa. Io do il mio tempo a voi e voi datemi un'iscrizione a me. Saluto a tutti.